il capitano dell'Avvenire 2000, dopo aver sentito anche la coach e ha confermato, ecco, la bellezza del gruppo, qual è quindi stata un po' la chimica, ecco, l'arma che vi ha aiutato maggiormente a affrontare questo campionato e raggiungere la salvezza, ecco, quindi il rapporto, qual è il rapporto che hai con le compagne? Il rapporto con le compagne è sempre stata la nostra forza, dal campionato scorso, anche quest'anno, per questa salvezza. Siamo unite nella difficoltà più che nei momenti positivi, abbiamo affrontato tanti infortuni, li abbiamo sempre presi col sorriso, con una nuova forza, e è questo che ci ha dato veramente la spinta in più per quest'annata. E niente, siamo un bel gruppo, non posso fare altro che confermare quello che ha detto l'allenatrice. Ecco, invece a livello individuale l'annata è stata soddisfacente per quanto ti riguarda, e oltre a livello della chimica, che come detto insomma è confermato dalla risposta, ecco, a livello individuale sei soddisfatta per questa stagione, comunque anche te di primo approccio con la Serie B? Sì, sono molto soddisfatta, ho trovato molto spazio. Mi sono trovata bene, cestisticamente, fuori, per me è stato un anno molto, molto positivo, molto molto molto, il gruppo mi sostiene sempre, e sono sempre stata perfettamente a mio agio, in campo, fuori, totalmente positivo. Ecco, invece un'ultima curiosità, è emersa qualche settimana fa, quella foto che ha spopolato sul web, oltre 2000 mi piace sui social, su Facebook, su Instagram, qual è stata un po' la reazione delle prime ore qui Firenze, è andata alla ribalta con quella foto? Ringrazio Firenze Basket Blog per quella foto, è totalmente inaspettato, ero in palestra, stavo allenando i bambini e mi sono ritrovata con 3000 notifiche sul cellulare, non sapevo cosa stesse succedendo, e una bella opportunità per il basket femminile che esiste, è bello e va seguito.